Buonasera, ben trovati a questo nuovo appuntamento di Montemurlo in Forma, il settimanale di attualità e approfondimento dedicato al comune di Montemurlo. Progetto Piu al Via. Lunedì cominciano i lavori nel primo lotto, quello di Piazza della Libertà. Quindi per Montemurlo il centro cittadino è un progetto, uno scenario sempre più vicino. Il nuovo centro cittadino di Montemurlo comincia a prendere forma e lo fa a partire da Piazza della Libertà. Lunedì si apre il cantiere che andrà avanti per tutta l'estate. Per un investimento di risorse europee pari a 250.000 euro saranno sostituiti la pavimentazione, che sarà uniformata a quella del secondo livello della piazza, i manufatti, le piante. Al posto delle attuali, ormai a fine ciclo vegetativo e che saranno tolte, saranno sistemate nuove alberature. L'area sarà completamente trasformata, mantenendone la funzionalità di spazio aperto e ad uso di cittadini e associazioni, le cui iniziative in estate potranno convivere con i lavori affidati alla ditta napoletana Edilgi. Si arriva alla concretizzazione di un percorso significativo che ci ha visto ottenere un finanziamento di 2.100.000 euro circa dalla Comunità Europea, con il quale appunto il nostro obiettivo è poter dare finalmente un centro cittadino, un luogo d'aggregazione per i montemurlesi in quest'area così centrale della nostra città. Il primo intervento riguarda il completamento di Piazza della Libertà, il suo valore è di circa 250.000 euro. L'obiettivo che ci siamo prefissi a suo riguardo è quello di far sì che possa rimanere uno spazio a disposizione dei montemurlesi per le associazioni, anche per iniziative e per momenti di svago. Quindi manterremo, diciamo, la sua configurazione a pista, ovviamente la rinnoveremo completamente, la rinnoveremo nei suoi manufatti, ma anche nella parte a verde. Ci sarà un rinnovo completo di questo spazio con nuove alberature, con un nuovo arredo, in modo che possa veramente diventare uno spazio pienamente fruibile per tutti. Al posto dell'attuale casotto in cemento e mattoni sarà sistemato un palco e saranno realizzate due scalinate, una su via Indipendenza e l'altra di raccordo col piano stradale di via Fornacelle, dove il piccolo parcheggio diventerà parte integrante della piazza. Le aree sosta saranno recuperate ai lati, che comprenderanno anche una pista ciclopedonale. La pista ciclabile è un tratto che verrà realizzato al lato della piazza. È un collegamento con la rete di piste ciclopedonali che in parte sono già state realizzate nel territorio, ma che poi proseguiranno e andranno comunque a collegarsi con tutti gli interventi e tutti i servizi del territorio stesso, quindi da una parte verso le scuole, da una parte, quindi scuole anche che verranno realizzate, e verso ovviamente i servizi esistenti. I prossimi interventi saranno la costruzione dell'asilo nido di Morecci e la trasformazione dell'ex campo sportivo di Via Rosselli in un parco urbano. A lavori finiti, Piazza della Libertà sarà collegata al parco e il tratto di Via Montalese tra le due aree sarà pedonalizzato. Tutti i progetti del PIU, secondo regole di bando, saranno portati a termine entro il 2021. Un'apparecchiatura per vedere attraverso il fumo, per individuare i focolai di un incendio, ma anche per registrare cambiamenti di temperatura nei materiali, compresi i combustibili. È la termocamera donata dal Comune di Montemurlo ai Vigili del Fuoco. Il Comune di Montemurlo ha donato una termocamera ai Vigili del Fuoco. L'importante apparecchiatura è entrata a far parte della dotazione della caserma di Via Caduti di Nassiria e consentirà alle squadre di soccorso di intervenire precocemente sul cuore dell'incendio e di vedere attraverso il fumo. E inoltre, siccome ci consente di vedere attraverso il fumo, ci consente anche di salvare delle vite umane, che magari persone che rimaste intrappolate all'interno di locali, di attività o di civili abitazioni e magari svenute, e quindi si riesce a individuarle e a poterle magari salvare. Perché funziona praticamente a raggi infrarossi, e quindi attraverso l'infrarosso riusciamo a vedere appunto attraverso il fumo, e ci consente di andare a individuare i focolai di incendio, in quanto ci dà la possibilità di individuare le fonti di calore. La termocamera permette inoltre di rilevare i cambiamenti di temperatura nei depositi di carburante, carbone e altri materiali combustibili e di verificare la stabilità delle strutture, consentendo quindi alle squadre di operare in un contesto di maggior sicurezza.
L'apparecchio donato ai Vigili del Fuoco di Montemurlo, il terzo sul territorio provinciale, ha schermo a colori e scala cromatica per individuare con precisione la temperatura non solo negli incendi. La cosa più banale che potrebbe sembrare è che i colleghi di Pistoia hanno utilizzato la termocamera anche per misurare la febbre a un elefante che stava male. Ecco per cui diciamo, ci sono molteplici aspetti e molteplici utilizzi di questo importantissimo strumento per i Vigili del Fuoco. Lo strumento del valore di 5.000 euro è stato concesso dal Comune al distaccamento montemurlese attraverso la formula del comodato d'uso gratuito, un modo per far sì che la termocamera resti sul territorio per le emergenze, ma anche per sgravare i Vigili del Fuoco dai costi della manutenzione. Questo arricchirà anche il patrimonio della protezione civile su tutto il territorio e permetterà anche di avere degli strumenti adeguati come un distretto industriale come il nostro lo richiede. Vorrei ricordare che qui esistono 3.500 imprese, ci girano circa 45-50.000 persone, quindi è una realtà importante e anche chi controlla la nostra sicurezza deve avere degli strumenti adeguati. Studenti della scuola media Salvemini La Pira, scuola di soccorso, grazie ad un progetto promosso dalla Federazione Nazionale Misericordie. Si chiama progetto ASSO a scuola di soccorso ed è pensato per fornire agli studenti della Toscana le conoscenze di base per agire nel modo giusto in caso di emergenza. L'iniziativa è promossa dalla Federazione Nazionale Misericordie in collaborazione con l'Ufficio Scolastico della Toscana ed ha visto protagonisti per l'ultima lezione gli alunni di 13 classi della Scuola Media Salvemini La Pira di Montemurlo per un totale di oltre 300 studenti. Un progetto ambizioso per divulgare anche fra i più giovani la cultura del primo soccorso. La collaborazione tra la Misericordia e l'Istituto Comprensivo Margherita Hack ha permesso infatti di coinvolgere 300 ragazzi in questo corso di formazione di primo soccorso, informarli sugli aspetti importanti da tenere di conto nei momenti di emergenza e di prima urgenza ed è dimostrazione appunto di questa rete, ovvero del fatto che le associazioni e le istituzioni presenti nel Comune di Montemurlo sanno lavorare insieme a rete e sanno in questo modo portare veramente un arricchimento per i montemurlesi. Durante il corso gli studenti hanno avuto modo di avere dei cenni di primo soccorso in modo da poter riconoscere emorragie, ustioni e fratture e soprattutto hanno appreso quali comportamenti evitare per non peggiorare le condizioni di chi sta male e non compromettere le operazioni di soccorso. A scuola di soccorso per dei bambini di un'età come quella delle medie si basa più al di là delle manovre strettamente necessarie per la salvaguardia della vita, si basa più sul gestire la paura e sull'effettuare le prime manovre per allertare i soccorsi, per trovarsi, diciamo, per non trovarsi impreparati nel caso in cui si verifichino appunto eventi traumatici o simili e anche a non fare alcune cose che possono ledere ancora di più la persona. La prima volta lo facciamo a Montemurlo, si parte dalle medie, si spera appunto di poter divulgare, ma sarà sicuramente così, anche alla scuola primaria, perché ASSO è un format che è adatto, che si adatta anche ai bambini di età inferiore, cioè degli elementari. Domenica comincia il carnevale montemurlese con la prima sfilata a Bagnolo, tra graditi ritorni e novità, guardate. Tutto pronto per l'avvio della 41esima edizione del Carnevale Montemurlese. Domenica 17 febbraio alle ore 15, come da tradizione, si svolgerà la prima sfilata a Bagnolo. Il 24 febbraio sarà la volta di Oste e infine il 3 marzo il Carnevale si congederà con il corso mascherato per le vie di Montemurlo. Un carnevale a ingresso libero per tutti che vede il coinvolgimento di numerose associazioni del territorio. È un evento clou, è un evento che tutti gli anni mette in campo tantissimi volontari, molte associazioni che fanno sì che questo carnevale diventa un appuntamento che aspettano un po' tutti i montemurlesi con le famiglie e con i bambini. C'è grande soddisfazione perché anche quest'anno, nonostante le difficoltà, siamo riusciti a portarlo. Il programma l'abbiamo stilato, siamo pronti a partire, speriamo che il tempo sia clemente, visto che l'anno scorso
una data è saltata per il maltempo, c'è tanta aspettativa in città, per questo un ringraziamento davvero di cuore a tutti i volontari che hanno partecipato per la programmazione di questo evento. A sfilare per le strade di Montemurlo ritorneranno lo storico carro del trenino del Carnevale, il carro di Oceania, quello dei Super Pigiamini e quello del Rione d'Ore di Montale, che anche quest'anno partecipa alle sfilate montemurlesi. Tra i ritorni quello del carro musical, con canzoni cantate dal vivo dal coro gospel Black and White, che renderà omaggio ai pirati della Disney. I carri li abbiamo ristrutturati un po', perché ci si è avuto problemi per i locali e siamo pronti per portare i bambini a spasso per le sfilate di carnevale sopra i carri, possano salire e divertirsi, diciamo, gettando i classici coriandoli. Anche quest'anno ogni sfilata sarà arricchita da animazioni extra e collaterali alla manifestazione. A Bagnolo, dopo la sfilata, ci saranno musica e giochi per i bambini al Circolo Gino Gelli. La sfilata di Oste sarà animata dai musici e dagli sbandieratori del gruppo storico. A Montemurlo arriverà il gruppo Ballo Spettacolo. Il tutto in attesa dell'edizione estiva del Carnevale montemurlese, che dopo il successo della scorsa edizione è pronta a tornare il 3 luglio. È ora il momento dell'agenda, diamo uno sguardo a tutti gli appuntamenti a Montemurlo e dintorni. Domani sabato 16 febbraio alle ore 21:15 al Teatro della Sala Banti, Uburè Ubuki, spettacolo della compagnia Kanterstrasse tratto dall'Uburois di Alfred Jarry nell'ambito della rassegna di prosa del Teatro Montemurlese. Domenica 17 febbraio alle ore 15, Carnevale Bagnolese, tradizionale sfilata di carri e maschere nelle vie principali di Bagnolo. Ancora domenica 17 febbraio alle 16:30 al Teatro della Sala Banti, Cappuccetto Rosso o Che Cosa, spettacolo di e con Angelica Gheorghe e Gorg Fischer nell'ambito della rassegna Teatro Ragazzi. Infine lunedì 18 febbraio alle ore 21 al Circolo Gino Gelli di Bagnolo, assemblea pubblica sul bilancio di previsione, incontro durante il quale il sindaco Lorenzini e la giunta illustreranno ai cittadini il bilancio di previsione 2019. L'ultimo incontro è previsto per martedì 19 febbraio alle ore 21 al centro sociale Il Villaggio del Sorriso in via Toti. Per questa puntata di Montemurlo in forma è tutto, vi do appuntamento per venerdì prossimo, buona serata.